Eccoci qua, buongiorno, siamo qui in questa bella location sulla via Cassia, all'interno del Parco di Veio, con Orazio Ferniani, Giorgio Vitali e Enrico Bianchi, che riprende, quindi non si vede. Do subito la parola a Orazio Ferniani, che ci racconta le due denunce presentate oggi. Come si diceva una volta, della legge di Archimede. Vai. Che... il culo non si vede. No, pensavo quella del galleggiamento, che è la forza che si esprime un corpo immerso nell'acqua e pari al volume dell'acqua oggi ormai non rimestiamo più nel corpo, nell'acqua, ma rimestiamo in altro liquido. Allora, legge di vale, dunque, questa denuncia è stata fatta, diciamo, d'amblè, nel senso che l'altro ieri l'amico Enrico mi ha trasmesso la copia della denuncia del ricorso fatto dall'avvocato Marco Mori, che mi ha ritestato una, diciamo, mia intenzione di un anno e mezzo fa, quando mi era venuto in mente di farla. Poi ovviamente, come le mille cose che succedono in questi casi, passa in cavalleria e quindi va oltre, perché gli affari e gli impedimenti ovviamente sono tanti e quindi gli interessi vanno, diciamo, ridistribuiti. E quindi ho approfittato appunto del lavoro di Marco Mori, che riprendeva in parte l'idea che avevo io in mente. E la cosa appunto che va rilevata è che noi abbiamo una Costituzione che però, come ho detto tante volte, anche in tempi molto lontani, in una vecchia fattoria, una vecchia assemblea generale di non mi ricordo se era Rete dei Cittadini o Democratici Diretti, non mi ricordo più, è attorno comunque al 2006-2007, una cosa del genere, e in cui avevo detto che la Costituzione era una gran cagata. Rete dei Cittadini. Rete dei Cittadini, ecco, intorno forse al 2008 sarà stata, o 2009 forse. Allora. Era il 2009-2010. Sì, ecco, vabbè, comunque un po' di anni fa. È stata la prima tornata regionale. E mi presero a calcio in faccia, mi impedirono di parlare, no? Calcio in faccia no, ma qualche parolaccia. Sì, mi hanno offeso, mi hanno tacciato, e quindi tacitato addirittura. E invece è esattamente quello che riconfermo ogni volta che capita. Perché? Perché noi abbiamo una Costituzione che cita all'articolo 1: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità e che, tralascio Mises, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Quindi se sei lavoratore partecipi alla vita sociale e repubblicana, se non sei lavoratore non sei un cazzo. Lo dice l'articolo 3. Sembrerebbe così. No, sembrerebbe, è proprio così, certo. Cioè o lavori e quindi fai parte del corpo sociale oppure non sei nessuno. Certo. L'articolo 4 infatti poi che cosa dice? Giustamente, per garantire questa cosa, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Oh, ma poi l'articolo 35 dice la Repubblica tutela il lavoro, no? E poi l'articolo 38 addirittura dice ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, e quindi i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria. Quindi qui siamo di fronte a una prassi ben precisa, ben definita, ben chiara. Oh, va detto che la Costituzione è stata approvata nel 47. Dal 47 al 2015, quanti anni sono passati? Giorgio? Tanti. 47 sono 53 più 15, 68 anni. In 68 anni tutti i parlamenti di centro, di destra, di sinistra, di radicali, di atei, scomunicati e quant'altro, non sono riusciti a trovare un giorno di tempo, o 10 giorni, o 20 giorni, o 6 mesi, per potersi dedicare a risolvere questa problematica che è chiara. Cioè tu in un momento di crisi in cui ci sono oltre 3 milioni di disoccupati non mi puoi garantire solo il 10-20% di
stipendiati dalla grande industria o dell'amministrazione pubblica che hanno tutte le garanzie del caso, come appunto stabilito dalla Costituzione, e gli altri 70-80% che facciamo? Li buttiamo via? Nel momento in cui c'è la difficoltà li mandiamo a dormire sotto i ponti, li facciamo sequestrare le case, mentre allassa le case. Come di fatto oggi avviene. Come di fatto avviene, non è che sono teorie così scampate in aria. Allora, il nostro caro e buon amico Marco Mori, giustamente qualche giorno fa, ha presentato per conto di una sua assistita un ricorso contro il Ministro del Lavoro, proprio rifacciandoci, non tutti gli articoli che ho citato io, ma principalmente l'articolo 38, perché lui ha detto in estrema sintesi: questa signora non lavora, non trova lavoro, non perché non è capace, non ha voglia, non ha fantasia, rinuncia alle proposte di lavoro degli uffici di collocamento, ma in realtà non le viene proposto nulla e quindi ha dovuto perdere ovviamente tutta la dignità che derivava dalla sua solvibilità economica, e ha dovuto fra l'altro appunto perdere anche l'abitazione. Quindi, e questo non è un ricorso ad personam per una singola identità, una singola persona, ma è una denuncia penale, quella che noi facciamo, contro la omissione di, diciamo, intanto legiferazione per quello che riguarda l'aspetto regolamentare della vicenda, ma soprattutto anche per non aver fatto nel corso dei 68 anni nulla per tutelare la stragrande maggioranza dei cittadini, parlo degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi o della piccola impresa, piccola e media impresa, che non sono tutelati in nessun modo rispetto, non poco, in nessun modo rispetto a quello che stabilisce il dettato della Costituzione. Quindi ecco, questa denuncia appunto va a intaccare le responsabilità del Ministro del Lavoro, ma non solo, anche del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è il primo che deve adempiere agli obblighi della Costituzione e quindi è quello che, nel caso nessuno se ne accorga, nessuno se ne avveda, deve stimolare la legiferazione in merito a un problema che sussiste. È il primo, è un obbligo della Costituzione stessa che il Presidente deve intervenire nel momento in cui ravvisa una intollerabilità del sistema e una incongruenza del sistema. E quindi qui, insomma, non entriamo nel merito perché saremo qui anche su questo argomento anni, ma qui c'è da procedere penalmente contro i dirigenti dei ministeri, i direttori generali e vari istituti coinvolti, i ministri di tutti i governi dall'inizio della Repubblica fino ad oggi, i presidenti della Camera, del Senato, del Consiglio, della Repubblica e tutti i parlamentari che in questi anni non hanno trovato un minuto di tempo, come dicevo all'inizio, per poter fare una cosa del genere. Quindi qui siamo di fronte a una lesione grave, fondamentale, della Costituzione e delle regole del vivere civile, non solo la Costituzione, ma in qualunque paese civile si dà assistenza a chi si trova in difficoltà, qualunque sia la forma di governo. Non esiste che si lasciano i cittadini, si danno 600, 1500 o 1800 euro al mese a della gente che viene qui ad invaderci con le motivazioni a più a cazzo possibile e non si riesce a trovare i soldi per dare uno stipendio di reddito di cittadinanza, chiamiamolo come vi pare, per poter sussistere e resistere alla situazione di difficoltà attuale. Ho finito. È chiaro che, piccola aggiunta mia, è chiaro che questo è un progetto, lo dimostreremo anche carte alla mano oltretutto, poi io parlerò di retroscena di questa simpatica cosa, capito? In retroscena del crack di Arezzo, perché la gente non capisce, non può nemmeno immaginare. E in ogni caso, il punto è questo: questi signori che pretendono di governare l'Italia fanno incomodarci loro come se non esistesse una Costituzione. Ora, questi cari signori non sanno che c'è la Costituzione, allora o la cancellate per intero oppure noi vi giudicheremo, visto che adesso possiamo fare solo la denuncia, vi giudicheremo per tradimento della Costituzione quando avremo la possibilità di farlo. Caro, se non ci fosse stata,
non avrei niente da dire. C'è la Costituzione, capisco che voi non sapete né leggere né scrivere, ma questa è una caratteristica fondamentale vostra, dei politici, di teste di cazzo, è vero, stronzi, teste di cazzo, traditori, assassini, assassini del popolo italiano. Giusto. Allora, però noi che capiamo quanto siete stronzi, e cominciare da quel tale che dice che a fine anno vuol dire qualche sue cazzate. Voglio vedere lo spessore del suo discorso. No, ma tanto legge quello che gli scrivono, perché non credo che vada oltre, capito? Quindi, detto questo, io ho detto quello che dovevo dire. Ricordatevi, c'è una Costituzione, c'è una legge fondamentale dello Stato. Se voi la ignorate, non esiste lo Stato, quindi noi abbiamo tutti il diritto di non riconoscere questo, esattamente, Stato. E di sopperire. Bene. Alla carenza dello Stato. Passiamo alla seconda denuncia? Sì, vai. No, chiudi e partiamo con la seconda.